Ciao a tutti amici di Game Time, siamo qui per parlare di FIFA 15 con un ospite d'eccezione che è Mattia De Sciglio, campione del Milan e anche della nazionale. Cosa ne pensi di FIFA 15 prima di tutto? Beh, l'ho provato in anteprima quando ero ancora nella fase di sviluppo e mi sembrava migliorato ulteriormente rispetto al 2014, ancora più realistico, ancora più difficile. E sono sicuro che tutti gli appassionati saranno soddisfatti al massimo. Giochi da solo, giochi con i tuoi compagni, dimmi un po'. Ma sinceramente no, con i miei compagni diciamo che sono in pochi quelli che da noi giocano in ritiro con i videogiochi, ecco. Più che altro prediligono altri tipi come ad esempio Call of Duty o comunque, non lo so perché, probabilmente perché quelli di guerra gli danno ancora più adrenalina. E anche per te è lo stesso? Cioè, a parte i giochi di calcio, ti appassionano anche altri titoli? Sì, sicuramente. Io sono un appassionato di videogiochi in generale. Mi piacciono appunto, anche io gioco frequentemente con Call of Duty piuttosto che giochi di gare automobilistiche o giochi di ruolo. Sono un appassionato a 360 gradi. Ma adesso con le nuove generazioni di console sappiamo che sono uscite sia PS4 che Xbox One. Tu te ne sei stato uno dei primi a comprarla, non ce l'hai ancora, stai aspettando. Quali console hai? Ma io da qualche anno che sono passato all'Xbox, quindi adesso, cioè, fra poco farò l'acquisto dell'Xbox One, perché me ne hanno parlato bene, come la Play 4 però. Poi, sì, ma poi ognuno decide, no? Da che parte, perché poi insomma non è che c'ha tutto il tempo del mondo, esatto, per giocare a tutti i titoli che escono. Tornando a FIFA 15, hai trovato che il tuo personaggio sia ricreato in maniera, diciamo, coerente con quello che è la realtà, le tue caratteristiche, al di là dell'aspetto fisico, che sappiamo che la grafica attuale permette di essere veramente molto simili all'originale, ma le tue caratteristiche ti sembra che ti rispecchino, oppure c'è qualcosa che invece avresti voluto cambiare perché in realtà tu sei un po' diverso? No, devo dire che sono soddisfatto per quanto riguarda le caratteristiche sia in campo che fisiche, come hai detto te. Quelle sono, diciamo, FIFA è uno dei giochi migliori, ecco, per quello che riguarda l'aspetto fisico. Però devo dire anche le caratteristiche in campo, devo dire che mi rispecchiano alla perfezione. Ok, credo che sia tutto, vi salutiamo. Il Raffo, ciao, e ciao grande a tutti. Mattia, a presto, ciao Game Time.